Nelle Frignani avete chiuso la vostra cavalcata verso lo scudetto con questa vittoria in gara 3, avete anche sfatato il tabù del back to back, degli scudetti consecutivi, insomma una finale in cui avete chiuso il numero minimo di partite. Diciamo che la differenza fra le squadre era poca, anche se abbiamo chiuso in 3 partite a 0, ma il livello espresso in campo è stato tutte partite punto a punto, anche queste eravamo 1-0 fino alla fine. E alla fine i ragazzi sono stati eccezionali, hanno avuto qualcosa in più, l'hanno messo sul campo, abbiamo stretto i denti e l'abbiamo portata alla termine. Avete visto il baratro molto vicino contro Parma, sotto 2-0 e poi 4-1 l'ottavo inning in gara 5, avete rimontato gara 5, avete rimontato anche gara 2 contro il San Marino, insomma la forza mentale di questa squadra si è vista tanto in questi playoff. Sì, anche gara 1 eravamo anche sotto anche con San Marino. L'ho sempre detto che questi ragazzi hanno dei valori, hanno gli attributi, l'hanno dimostrato tutto l'anno. Abbiamo portato a casa un'annata che a Bologna in Fortitudo non era mai successo e quindi sono ancora più contento insieme al mio staff che sono stati grandiosi e tutti i giocatori. L'anno prossimo ci riproverete ancora ovviamente. Adesso andiamo in ferie, un po' di festa, valutiamo cosa fare, ma sicuramente la Fortitudo ci presenterà in ansia di partenza sicuramente competitiva.